Quindi passo a fare la quota rosa, no? Cioè a parlare di una... Scusate, non la dovevo dire, non sono buona a star zitta. Ma perché parlo di una donna talmente importante, talmente forte, talmente limpida, che ne sono orgogliosa, forse anche un po' indegna di raccontare quello che ha fatto Tina Anselmi e quello che ha dovuto poi subire Tina Anselmi a causa della sua conduzione di una di quelle commissioni parlamentari di inchiesta, forse è la più netta, la più limpida, la più forte. Ho già detto varie volte limpida, perché secondo me questo è un aggettivo che si addice a Tina Anselmi. Allora, Tina Anselmi nasce il 25 marzo del 27 a Castelfranco Veneto, studia, una famiglia cattolica, il papà socialista, quindi comunque assorbe l'antifascismo in casa, e come sappiamo è costretta insieme ai suoi compagni di scuola a vedere l'impiccagione di 30 partigiani, e allora di lì nasce l'idea di esserci, di scegliere, di fare la resistenza, di farla pienamente, col ruolo che le era possibile, era una ragazza, aveva 17 anni, ma c'è fino in fondo, perché lo trova necessario, e questa è una delle caratteristiche, ci sarà fino in fondo, senza guardare a un tornaconto. Poi l'attività sindacale, molte delle donne che saranno le madri della nostra Repubblica fanno un passaggio dentro al sindacato, è un momento importante per loro. Prima nella CGIL, poi quando si fonda la CISL, nella CISL, perché la sua scelta è quella della Democrazia Cristiana, di seguire questa parte. E negli anni 50 è a fianco a Lina Merlin per la battaglia per chiudere le case chiuse. Quindi anche in questo caso un tema che torna ogni tanto, no, di attualità. Poi viene eletta deputata, lei non è la costituente perché non può votare, perché ancora non ha l'età. Però fa la campagna elettorale perché le donne vadano a votare. Certo, dice lei, per il mio partito che è la Democrazia Cristiana, ma soprattutto perché le donne devono imparare ad esserci. Questo dice la Tina Anselmi. Quindi viene eletta deputata, resta in Parlamento dal 68 fino al 92, Commissione Lavoro, Previdenza Sociale, Igiene e Sanità, Affari Sociali, problemi legati alle famiglie, alle donne. Vi leggo solo quello che è la definizione che lei dà della politica. Continua a pensare che nulla sia più esaltante della politica, attività totalizzante, arte anch'essa, che tanto pretende e tanto dà, permettendo di influire sulla vita degli altri, di modificarla per quel poco o tanto che agli esseri umani è dato di incidere sull'altrui destino. In certi momenti di grazia si ha veramente la sensazione di essere stati utili, di avere costruito qualcosa che potrà durare nel tempo. Questo maltrattare la politica, ridurla a mero esercizio di potere, o peggio ancora, a puro interesse personale, è un atto gravissimo, che uccide la speranza, oltre che un atto stolto, perché così facendo si perde il bello della politica e si vive solo i suoi cascami. Sarà la prima donna ministro. La prima donna, oltretutto, ministro del lavoro, quindi per la mentalità di allora, quando le donne si vedevano dove? All'assistenza, alla scuola, cioè quei ruoli che in casa vengono poi portati all'esterno, ministro del lavoro. E lei dice: come poi io abbia fatto il ministro sono gli altri a doverlo giudicare, e prima di tutto i cittadini. Proprio questo è il punto, quando si sta al governo non bisogna mai dimenticare che si è lì in rappresentanza di tutti i cittadini e non solo della propria parte politica, guai non sentire questa responsabilità. Come non capire la pericolosità dell'attitudine a spadroneggiare, a sentirsi al di sopra delle leggi, impuniti e non punibili. Questo dice Tina Anselmi, è una cosa che veramente per lei era fuori da qualsiasi idea di fare politica. E, ministro del lavoro, legge sulla parità di trattamento nel lavoro nel 78, un anno veramente cardine della nostra storia, l'abbiamo già sentito per tantissimi motivi, la riforma sanitaria, anche su questo ci sarebbe tantissimo da dire, è una riforma che già c'era in Parlamento da 14 anni, e Tina Anselmi la rimette in moto, la chiamano la Tina Vagante, perché, come dire, non si sapeva mai, ma perché lei andava dritta, ma non che non ascoltasse gli altri, ma aveva un obiettivo. E un'altra piccola cosa per cercare di far capire chi era Tina Anselmi, per chi non, come dire, non l'ha conosciuta, non se la ricorda,
Nel 78 c'è la legge 194, quella sull'interruzione volontaria di gravidanza. Lei votò contro, perché il Partito della Democrazia Cristiana votò contro, ma lei la firmò quella legge come ministro. Nonostante le pressioni, le fortissime pressioni, lei disse: io sono ministro di questo governo, di questo Parlamento, e quindi io la legge la firmo, non posso non firmarla, questo è quello che mi sento di fare. Quindi è una donna di questo tipo. Poi ci sarà la vicenda Moro, lei farà, come dire, il trait d'union, no? Fra la famiglia Moro, la politica, lei si, da partigiana il nome era Gabriella, come l'arcangelo Gabriele dice, perché era un messaggero, lei ha molto volte questo ruolo. Quindi nel 1981 è un'altra donna che le chiede di fare il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta, la Nilde Iotti. Va da lei un pomeriggio alle 5:15 e le chiede se voglia fare la presidente della commissione parlamentare d'inchiesta. Lei chiede 15 minuti, telefona a Leopoldo Elia, chiede la sua opinione e accetta. E dice: sono stata la prima donna a partecipare a una commissione d'inchiesta e sono convinta di doverlo al fatto che le nomine furono proposte da una donna, Nilde Iotti. Diciamolo con franchezza, quando a fare le nomine erano gli uomini, mai sono stati sfiorati dall'idea che una donna potesse entrare in una commissione d'inchiesta. Quindi si trova a lavorare in un mondo maschile, che è quello della politica, ma che è quello della loggia massonica P2, che è quello dei luoghi di potere. Dice Tina Anselmi: se le donne riescono a entrare nei luoghi di potere, non è una cosa positiva solo per le donne, ma per tutta la politica, perché riescono a portare un punto di vista diverso. Tina Anselmi aveva un'idea della democrazia che era questa: la democrazia non è tale se non ha profonde radici etiche. Era, lei dice, io servivo lo Stato. Sono parole antiche, no? Rispetto a una sensibilità, ma talmente moderne, credo, che vale la pena ricordare. È una donna vera, semplice, spiccia, autentica, forte, dice la Rosi Bindi, una donna scomoda. Una donna che nei rapporti con gli uomini della DC, non solo, andò a toccare gli aspetti più delicati del potere. Quindi una donna che accetta un compito complicatissimo, lo accetta con questo spirito e si vede attaccata, cercherò di dirlo velocemente, un attacco gli viene fatto dal suo partito, Piccoli, dice sul Tempo, il 6 marzo dell'83, che c'è troppa emotività. Ecco, questa è un'altra cosa che perseguiterà le donne in politica. Le donne non possono fare giudici perché sono emotive. E c'è troppa emotività in questa commissione parlamentare. C'era della passione, ma c'era della passione rigorosa. E quindi non so quanto Piccoli lo fece consciamente o inconsciamente, ma andò di nuovo a cercare di distruggere la figura femminile di una politica proprio utilizzando questa cosa. Quindi, dice, questi 3 anni sono stati per me l'esperienza più sconvolgente della mia vita. Solo frugando nei segreti della P2 ho scoperto come il potere, quello che ci viene delegato dal popolo, possa essere ridotto a un'apparenza. La P2 si è impadronita delle istituzioni, ha fatto un colpo di stato strisciante. Per più di 10 anni i servizi segreti sono stati gestiti da un potere occulto. E alla Camera dice: avete inseguito solamente l'idea delle liste. L'unica cosa su cui vi siete focalizzati, politica, giornalisti, è quella della veridicità delle liste. È vero che c'era questo, che non c'era quello, ma sarà... Non avete capito quello che ha detto la nostra commissione. È un altro il problema, è il progetto politico, quello di cui si è parlato in questo tavolo e non solo. Quindi una commissione che ha lavorato tantissimo, che ha chiesto audizioni, che ha 147 sedute, 198 persone in audizione, 14 operazioni di polizia giudiziaria, e Corriere della Sera, di cui si è detto. E a un certo punto lei si chiede: cosa vuole questa Tina? Vorrebbe che il suo lavoro avesse un senso, vorrebbe non essere esposta alle denunce, perché 3 piduisti l'hanno denunciata, vorrebbe che la sua famiglia vivesse in pace, perché hanno avuto un attentato. Non c'è di peggio, dice, in democrazia che gettare il ridicolo sulla ricerca di verità, di coerenza. Allora che cosa vuole questa Tina? Vorrebbe continuare a fare politica, ma guarda caso la spostano di collegio nelle elezioni subito successive alla conclusione della commissione. E nel suo collegio sarebbe stata eletta senza fare campagna elettorale, eppure la spostano e allora non viene più eletta.
Nel 92 il settimanale satirico Cuore la propone come Presidente della Repubblica, non era tanto satirica quella proposta, era una proposta molto, molto importante. E le affideranno altre commissioni, quello sulla Somalia, sui delitti che sono stati fatti in Somalia, su l'esproprio che avevano fatto per, dopo le leggi razziali. Ma concludo, ci sarebbero tante cose veramente, concludo dicendo due cose. Una, che è stata, è un prodotto della commissione pari opportunità del ministro Prestigiacomo, purtroppo avallato anche da un paio di storiche, che così dice dell'Anselmi: era una ragazzina consociativa, solida e materna, identitaria e domestica, nazionale e casalinga. È passata alla storia della Prima Repubblica da improbabile guerriera, la Giovanna d'Arco che avrebbe dovuto trafiggere i mostri degli anni Ottanta. La sua furbizia contadina da presidente divenisse il controverso modello della futura demonologia politica nazionale, distruttiva e futile. I 120 volumi degli atti della commissione, che sono Colli, Giogelli e i suoi amici, gli interminabili fogli dell'Anselmi's List, infatti cacciavano streghe e acchiappavano fantasmi. Questo esce dal Parlamento italiano. E per chiudere e tornare invece proprio alla sua commissione, lei scrive nei suoi appunti, quei foglietti, 10 maggio 1984, visita Pertini. Mi ringrazia per quello che ho fatto per il paese, mi conferma stima e amicizia, annota che nel palazzo non sembrerà la volontà di andare a fondo e di accogliere la mia relazione. Il mio rammarico, aggiunge in un'altra occasione, è che non si è voluto continuare a indagare, a studiare il nostro lavoro, ad andare fino in fondo, a leggere, a soppesare i 120 volumi della commissione. Mi domando piuttosto perché non sia voluto portare avanti nel Parlamento e nelle istituzioni le azioni che avrebbero dovuto seguire all'inchiesta. L'inchiesta esigeva un'opera di pulizia e di vigilanza che non è mai stata compiuta. La verità possono cercarla solo quelli che hanno la capacità di sopportarla.